Bentrovati amici di Culturando, una puntata quest'oggi che mi sento di sottolineare davvero davvero importante, perché ricorderemo le numerosissime vittime della strada e cercheremo di fare il punto affinché queste tragedie non si ripresentino. A me è Denisa Novazzi, la presidente dell'Associazione Europea Familiari e Vittime della Strada Onlus, un'associazione che da anni si impegna per far sì che comunque le leggi per quanto riguarda l'omicidio stradale vengano portate avanti, e finalmente questa è stata una conquista perché abbiamo una regolamentazione molto ferrea e poi anche il sostegno di quelle che comunque sono le famiglie, appunto familiari e vittime della strada, quindi tutto quello che concerne questo tragico momento. Sì, noi siamo proprio stati vicini molto alle famiglie, sia nelle scuole, praticamente facendo cultura sulla sicurezza stradale, prevenzione su sicurezza stradale per quelli che saranno poi i guidatori del domani, del futuro, ma anche come giustizia. Infatti le famiglie le curiamo molto, portandole direttamente anche nei sedi di giustizia. E questo abbiamo avuto un buonissimo riscontro la settimana scorsa, che siamo stati premiati al Palazzo Vecchio a Firenze durante la Biennale. Insomma, proprio un discorso a tutto tondo per cercare di ridurre quelle che sono le vittime della strada. Si cerca in qualsiasi modo appunto di far prevenzione. E soprattutto anche quest'altra conquista dell'omicidio stradale, che con l'inasprimento delle pene si cerca di ottenere il maggior risultato. E poi le famiglie sono seguite non solo dal punto di vista giuridico ma anche psicologico, cioè cercate comunque di dare un sostegno. Sì, abbiamo sempre la nostra associazione a questi punti, oltre che dare prevenzione. Sicurezza anche dal punto giuridico, ma anche esattamente anche psicologico, perché logicamente le famiglie hanno molto bisogno di questo sostegno psicologico. Allora, grazie mille, buona giornata e complimenti per il vostro operato. Grazie a voi. Antonio Carrassi, commissario capo della Polizia Locale, oggi riusciamo a dare dei dati rispetto all'anno scorso e anche comunque all'inizio di quest'anno per quanto riguarda gli incidenti stradali? Sì, per esempio nel 2015 c'è stata una diminuzione degli incidenti stradali, che però non è stato corrisposto con le vittime della strada, che purtroppo sono aumentati, quindi in contrapposizione. Un altro dato che fornisce il Ministero delle Infrastrutture riguarda per esempio una concausa della maggior parte degli incidenti gravi, che è appunto l'uso improprio del telefonino, dell'apparecchio che si usa sempre più frequentemente in macchina. Un altro dato degli incidenti riguarda la sparizione di un piccolo comune, che sono 4.000 vittime purtroppo della strada ogni anno, ed è un dato allarmante. Quindi 4.000 persone all'anno che spariscono e sono vittime della strada, che purtroppo per l'incuria o la distrazione o l'uso improprio di un telefonino di una persona, uno va per la sua strada, si porta la sua famiglia, purtroppo non torna più a casa perché una persona deve usare telefonino o fare la telefonata. Qui troppo spesso si prende quasi sotto gamba l'andare in macchina, non ci si rende conto comunque che può essere pericoloso se non si è attenti. Sì, e prendere sotto gamba, questo è il risultato, ce l'abbiamo dietro le nostre spalle. Un attimo di distrazione, classico tamponamento o contro un ostacolo fisso. Quindi se noi consideriamo che 8 incidenti su 10 sono dovuti non a guasti meccanici o a qualche distrazione che può capitare nel nostro vivere quotidiano, ma semplicemente perché dobbiamo chattare o dobbiamo leggere una mail, quindi si è sollecitati costantemente in un arco della giornata ad avere in mano il telefonino, e il risultato ce l'abbiamo appunto dietro le nostre spalle: rovinare la vita propria, la vita di altrui, dei familiari e di tutte le persone che circondano la vittima. Bisogna davvero riflettere e fermarci un attimino per capire
qual è il senso della vita, qual è il senso delle norme del comportamento, del codice della strada e tutto quello che va attorno a circolare con le macchine. Puoi insegnare tutto questo ai nostri ragazzi, perché proprio sono i giovani quelli che saranno poi i futuri piloti. Piloti, sì, utenti della strada. I bimbi di questa generazione hanno una ricezione dei messaggi che è impressionante e quindi bisogna lavorare molto, oltre al punto di vista tecnologico, per cercare qualcosa che impedisca la distrazione del conducente di un veicolo. Anche bisogna lavorare molto sulla classe scolastica delle elementari, delle primarie, perché è una generazione che apprende molto velocemente e da lì si comincerà a costruire, secondo me, il futuro degli utenti della strada, e che come circolazione stradale ha bisogno veramente di una revisione, di un reset, di una presa di coscienza di come si guida, in che modo, con il rispetto soprattutto altrui. Grazie mille allora. Prego, grazie a voi, buongiorno. Vincenzo Agricola, papà di Francesco Agricola, è davvero un piacere averti qua quest'oggi ed è importante la tua testimonianza, perché Francesco purtroppo 8 anni fa ci ha lasciato, e quindi come vittima della strada, non solo Francesco ma anche tutta la famiglia, tutti gli amici, giovanissimo, 16 anni, oggi è davvero importante il tuo messaggio che vuoi dare agli amici di Culturando che ci stanno seguendo. Ma diciamo che agli amici, gli amici in generale, a tutti i ragazzi, bisogna ricordare sempre che la vita è la cosa più importante, quindi loro si devono mettere in condizione di capire che quando si va sulla strada, la strada pubblica, ci sono tantissimi pericoli e quindi siamo tutti a rischio. Il fatto che ci sono ragazzini che hanno magari gli elementi inibitori un po' più bassi rispetto a un adulto che comincia a pensare che ci può essere lo scalmanato, chi salta lo stop, chi non rispetta il verde, eccetera eccetera, il ragazzino non ci pensa perché presume che tutto va bene, tutti siamo brave persone, io non faccio nulla di male, gli altri non fanno nulla di male. In realtà non è così. Purtroppo nella strada c'è molta gente che va, cellulari, telefonini, macchine che vanno con gomme non adeguate, sospensioni non adeguate, perché c'è anche un sistema economico, sociale, un contesto che determina questa situazione di inefficienza. Però i ragazzi non possono saperlo questo, non possono sapere se una macchina ha i freni a posto e ti vede all'ultimo momento, frena e ti salva. Quello non ce l'ha, non ce la fa a fare la frenata, ti prende sotto e se ne è finita. Quindi in una frazione di secondo finisce tutto. Perché? Perché purtroppo il contesto è quello che è. Quindi dobbiamo stare anche attenti, i ragazzi soprattutto, che non è perché i genitori ricordano sempre guarda quando vai in motorino è pericoloso, perché è pericoloso, perché... No, è un pericolo per tutti. Non soltanto per i ragazzini, ma per tutti andare sulla strada, perché sulla strada c'è una molteplicità di utenza che va dal mezzo pesante alla bici, al motorino, alla macchina, e quindi i mezzi che sono quelli più a rischio sono quelli con i motorini, con le biciclette e i pedoni. Partono già dallo svantaggio di essere persone più soggette al rischio. Mentre chi va in macchina si può, fra virgolette, anche fregarsene del fatto di dire bah, questo sto attento, se forse mi attraversa la strada, in realtà io lo vado a... Bah, si sbaglia, la paga lui, ma è molto semplice questo ragionamento. Però i ragazzi devono capire che dall'altra parte chi guida la macchina, che guida un mezzo pesante, ha purtroppo questa mentalità. Certo. E loro devono saperlo. Perché se loro non si convincono di questo fatto, non riescono a pensare che quello lì in quel momento lo può mettere sotto. Questo deve essere chiaro per i ragazzi, perché se tu non, perché sennò non li tutela nessuno. Perché quando si va in moto, se non sei tu ad autotutelarti per primo e pensi il male di quella persona, pensi che quello possa attraversarti in modo inaspettato, tu non ti salvi. Non bisogna mai dare fiducia agli altri sulla strada. Mai nulla per scontato. Mai nulla per scontato, e soprattutto essere loro i primi artefici della loro sicurezza. Pensare che quell'altro in qualsiasi momento può cambiare direzione, anche se non te l'ha indicato. Allora tu cosa fai? Ci stai lontano, rallenti un attimino. Però questo ti salva la vita. Perché purtroppo ad Agri è successo così. Lui era prudente,
ma qualche d'un altro no. Il discorso che lui andava lì e non doveva essere lì in quel momento, era un suo compleanno, era talmente preso dall'euforia di festeggiare con gli amici, ha voluto fare un giro in più che non doveva fare e purtroppo quello gli ha tagliato la strada e non poteva farci nulla lui, perché lui anche essendo alla velocità di 45 km/h, come è stato accertato poi dagli inquirenti e comunque dal giudizio, in realtà quello gli è venuto addosso, lui era in quella direzione, la persona non l'ha visto e lui non poteva farci più nulla, perché davanti a un autocarro con una massa di 35 quintali, in realtà lui con un motorino di 100 kg non c'è niente da fare. Quando ti scontri in questa situazione, quando ti scontri con un mezzo pesante, sei finito. Deve esserci qualcuno dall'alto che ti vuole salvare, ma certe volte con tutta la sua buona volontà, penso a quello dell'alto, se ci sono gli elementi in terra che fanno delle cose completamente incomprensibili e rischiose, purtroppo si subisce quello che si subisce. E questa è la cosa grave. Quindi prudenza per chi va in macchina, per noi stessi, soprattutto i giovani in motorino, come hai detto, ma anche agli altri, che comunque dobbiamo renderci conto comunque che possiamo fare dei danni anche appunto a chi ci circonda. Questo è un messaggio importante e grazie mille per la tua testimonianza. Grazie a voi, buona giornata. Flavia Agricola, un piacere averti qua quest'oggi, laureanda in giurisprudenza, perché è giusto così entrare nello specifico per quanto riguarda l'omicidio stradale. Quindi che cosa cambia? Cambia che questa nuova normativa introdotta con una legge del 2014 aumenta in modo sensibile le pene per chi uccide o commette lesioni durante appunto un incidente stradale, soprattutto se è sotto l'effetto di droga, alcol, quindi di sostanze stupefacenti, e anche se però attua dei comportamenti che sono pericolosi, magari anche in modo superficiale o per distrazione, magari va contromano, magari guarda il cellulare alla guida, comportamenti che magari tutti noi facciamo, però non sono ovviamente corretti e portano spesso a incidenti, e quindi anche in questi casi le pene sono aumentate per chi commette questi comportamenti. Quindi si parla anche di carcere? Si parla di carcere, si parla di revoca della patente dai 10 ai 15 anni nei casi più gravi, o di 5 anni in caso di lesioni, quindi di revoca automatica della patente, questa è una novità importante, e anche di carcere soprattutto nei casi più gravi, come chi uccide sotto le sostanze stupefacenti, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Quindi il consiglio comunque è di prestare attenzione, e aggiungerei che finalmente comunque c'è una normativa che diciamo delinea questo discorso, perché i morti sono sempre di più, l'abbiamo sentito anche nelle interviste precedenti, quindi insomma è importante prestare attenzione. Sì, è molto importante, perché poi ovviamente ci rimettono la vita tante persone, i numeri sono sempre più alti, sono sempre molto più preoccupanti. Speriamo che questa normativa serva a prestare a tutti un po' più attenzione, ecco. E speriamo che venga anche applicata. Certo, speriamo che i giudici e chi di dovere applichi la normativa in modo rigoroso e giusto e corretto. Grazie mille. Grazie a voi. Luigi Mostarda, rettore della Basilica di San Luigi, oggi una santa messa davvero molto importante per ricordare le vittime della strada, ma anche per dare un messaggio positivo di speranza a tutti i familiari che subiscono questo trauma, questo lutto. Sì. Sì, grazie per questo invito e per tutta la radio, televisione, Culturando. È una giornata particolare, una santa messa domenicale sempre significativa, ma questa ancora di più, perché ha radunato attorno a noi i familiari delle vittime della strada, oggi che si ricorda
la giornata mondiale per le vittime della strada. Io ci ho tenuto a sottolineare una cosa, che non è solo il ricordo, non è solo la tristezza, non è solo le paure che sono quelle che accompagnano la nostra vita, ma in fondo ci deve essere la speranza, la forza d'animo che ci viene anche dalla fede, perché il Vangelo è una parola di Dio, una lettera d'amore a tutti quanti noi, perché attraverso queste parole, attraverso la presenza di un Dio che si fa pane per noi, tutto questo ci sta a indicare che non siamo soli nel cammino e che non c'è il buio in fondo a questa strada della vita, ma che c'è un Dio che ci aspetta, che è un Dio misericordioso e che non permette che noi pensiamo, che noi diciamo che Lui è un Dio che ci castiga attraverso la morte, attraverso le stragi, le distruzioni, i terremoti. No, Dio nostro non è un Dio che castiga, ma è un Dio che si accompagna a noi, che ci vuol bene e ci aiuta e non ci lascia soli nel cammino. E allora l'ultima parola per tutti quanti noi in questa giornata, lo dico ai familiari, ma lo dico a tutti quanti noi, a me per primo, è una parola di vita e di speranza per tutti. Grazie mille. Grazie a te, grazie a voi e buona giornata, buona domenica a tutti quanti.